Siamo in Clubhouse per una poltrona in Clubhouse e siamo con Piero Iacomoni, fondatore di Mona Lisa. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie. Ecco, di cosa si occupa prima di tutto Mona Lisa? Mona Lisa fa abbigliamento alta gamma per i bambini, sia maschi che femmina, da 3 mesi a 12-13 anni. È una gamma molto alta e esiste l'azienda da 52 anni e serviamo 64 paesi nel mondo. Com'è nata l'idea del nome Mona Lisa? Perché è curioso. Io una volta finito di studiare, che ho fatto perito chimico, mi sono messo a girare un po' l'Europa come andava allora senza mezzi e mi sono fermato al Louvre. E al Louvre ho visto un'opera d'arte di un mio amico che, davanti al quale passavano in una giornata 17.000 persone. E lì ho cambiato la vita, sono tornato a casa a lavorare perché volevo fare anch'io la mia opera d'arte. Ero davanti alla Gioconda, quindi se manca il nome, e cominciai la Mona Lisa di Piero Iacomoni da solo, una persona, oggi 357. Senta, questo è già un momento interessante della storia del gruppo, che da quando è nata, ma c'è un altro momento nella storia del gruppo che vuole raccontarci? Credo che sia bello il 74, dopo un terremoto che successe in Sicilia, in un paesino che dove andai perché dovevo avere dei soldi dal cliente come era normale, ma successe questo terremoto e tutti i miei collaboratori mi sconsigliavano di andare perché nemmeno il negozio c'era. Si andai giù lo stesso perché il bisogno era tanto, le banche mi cercavano e io dovevo andare a prendere titoli per andare avanti. Arrivai laggiù da questa persona, mi commuove sempre perché è una bella cosa. Arrivata questa persona che dice: Madonna mia, Iacomoni, signor Iacomoni, l'unico titolare che è venuto a trovarci. Dico: ora sentirai quando ti chiedo i quadrini. Insomma, mi disse: lo vuole, lo gradisce un caffè. E lei, per questo caffè che le disse lo gradivo molto, mi aprì una pentola di alluminio e il cucchiaino me lo lavò. Cioè quella era acqua santa, acqua, non funzionavano le fognature, non funzionava niente, mi lavò il cucchiaino, perché il cucchiaino anche oggi si sciuccia e si mette via, mi lavò il cucchiaino per riguardo. Io non ho avuto il coraggio a questa signora a chiedere quello che doveva avere, l'ho avuto 4 anni dopo, ma ritornai e non mi fermai a Arezzo, sono andato in Germania a una fiera che era la Kindermesse, è cambiato il mondo perché cominciai a esportare. E da lì veramente è cambiato la filosofia dell'azienda, perché tutti i miei colleghi servivano mercati massimo italiani, ma mai all'estero. Io invece viaggiavo sempre col passaporto, avendo fatto un'esperienza un pochino negligé al giro per l'Europa, e per questo è stata importante. Se guardiamo un pochino più al futuro, che sfide opportunità vede? Il futuro credo che sia ancora più roseo. In un momento particolare di mercato, di situazione generale, lo vedo ancora più roseo, forse perché il periodo passato non è stato facile. L'11/1/2011 alle 11, quando raccolsi tutti i miei collaboratori e dissi: da questo momento il CEO è questo signore, ho presentato l'attuale amministratore delegato, io sono passato presidente e è cambiata un po' la vita, perché siamo arrivati il 12 luglio a entrare nell'AIM del 2018, quindi si è fatto dei passi molto belli e credo che il futuro sia ancora più allettante, perché siamo già arrivati a 46 negozi nel mondo e io credo che sia cambiato letteralmente il modo di pensare e di operare in azienda, perché riusciamo ad arrivare alla mamma e alla bambina e al bambino che si vestono con i nostri prodotti. Bene, ringraziamo Piero Iacomoni, fondatore e presidente di Mona Lisa, per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie mille a voi, grazie.